Ci troviamo in compagnia di Elena Bugiurina. Siamo qui alla Galleria d'arte Rondò di Piazza Dante per gli ultimi giorni della mostra dedicata alla pittura russa. Siamo con una pittrice, una curatrice di mostre d'arte e quindi qua troveremo diversi quadri di tanti pittori russi e non solo. Ecco, innanzitutto vogliamo spiegare cosa fa la sua associazione e cosa troveremo qui e dalla Russia in Italia, insomma, la sua storia. Buongiorno, questa mostra che si chiama Arcobaleno Magico finisce una serie delle mostre, quello che abbiamo fatto questa estate, abbiamo organizzato in nostra Riviera Ligure. Prima mostra era ad Alassio, poi Cervo e questa bellissima sala che ospita ultimamente nostra esposizione. Qua sono presenti paesaggi liguri, paesaggi russi, perché da 8 anni che sono qua in Liguria io presento arte russa, faccio vedere e faccio conoscere italiani, pubblico italiano con arte russa moderna. In questa sala ci sono i miei quadri. I miei quadri rappresentano, io dipingo paesaggi, marine, fiori, questo è quello che mi piace, con colori molto vivaci, con olio e spatola lavoro. E butto su tela tutte le mie emozioni, quelle che ci sono dentro di me. Poi in questa mostra noi abbiamo esposto quadri della nostra associazione Liguria Russia Sanremo Nisko Tazur, quelli che sono rimasti dopo serie di plein air, quelli che abbiamo organizzato come associazione e con Centro Programmi Umanitari di San Pietroburgo. Sono venuti nel 2018-2019, sono venuti qua tanti pittori russi da tutta parte della Russia, ma anche quelli pittori che abitano in Europa. E abbiamo fatto vedere Liguria, anzi non solo mare, ma anche entroterra, in collaborazione con tanti comuni. È stato un bel evento, quello che pensiamo che possiamo continuare. Qui troviamo diversi quadri di pittori russi. Ecco, quali sono le caratteristiche distintive della pittura russa? Pittura russa, quello che voi vedete qua in questa sala. Particolarmente ancora nostri professori, nostri professori d'arte. Pittura russa ancora è pittura classica, molto inizia da disegno e poi con prospettiva, con tutti questi, molto molto precisa. Diciamo che è una pittura di accademica. Questi quadri sono stati realizzati in plein air, giusto? Sì, questi quadri è il risultato del lavoro dei pittori russi, quelli che sono venuti qua a dipingere Liguria, e questi quadri sono rimasti alla nostra associazione, quelli che ogni tanto noi esponiamo nelle diverse sale qua in Liguria. Cosa troviamo in questa sala? In questa ultima sala ci sono quadri di Nikolai Udaltsov, un pittore di Mosca, quello che sempre ha dipinto, come ha detto lui, non i quadri a buon umore. I suoi meravigliosi quadri ho esposto alla sua memoria, che abbiamo mancato Nikolai 3 settimane fa, e lui è rimasto nei nostri cuori, nei nostri pensieri, grazie a questi bellissimi paesaggi che lui ha dipinto. E poi ci sono anche quadri di
Pier Chichotin, un pittore russo che abita a Murazzano e dipinge nella tecnica di pastello. Ricordiamo i giorni e gli orari in cui si può visitare la mostra? La mostra è aperta qua a Piazza Dante 5, nella Galleria Il Rondò, dal 10 alla Luna e poi dalle 16 fino alle 20 di sera. Quindi si potrà ancora questo weekend e lunedì compreso? Sì, questo weekend, ultimi giorni che siamo qua, vi invitiamo a godere insieme con noi la bellezza dell'arte. Benvenuti, grazie.